È un vero e proprio giallo quello che è avvenuto a Bibbiena, in località Il Pollino. L'allarme attorno alle 14:30 era stata segnalata un'auto in fiamme. Sembrava un intervento di routine da parte dei vigili del fuoco, ma quando si sono portati sul posto, in questa stradina sterrata che costeggia il fiume, sono rimasti sbalorditi perché all'interno c'era un uomo ormai carbonizzato. Dunque un vero e proprio giallo su quello che potrebbe essere accaduto alle porte di Bibbiena. Sul posto si sono portati i carabinieri di Bibbiena e sono iniziati i rilievi della scientifica. Massimo riserbo al momento sulla dinamica di quello che sarebbe avvenuto in una zona piuttosto nascosta a ridosso del depuratore di Bibbiena. L'allarme era partito dalla Polizia Municipale e dell'Unione dei Comuni. Al momento non si conoscono le generalità dell'uomo trovato senza vita all'interno della vettura. Potrebbe trattarsi di un signore tra i 45 e i 50 anni dell'Alto Casentino, ma non ci sono certezze. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il magistrato di turno.